all'insegna dell'ottimismo, ma soprattutto di un trend positivo in forte crescita per il porto di Salerno, una vera e propria azienda, la più grande della provincia. È su questa lunghezza d'onda che questa sera si è svolta al Teatro Augusteo di Salerno la festa della comunità portuale. Numerosissime le istituzioni presenti, sottolineato anche la grande progettualità che l'autorità portuale riesce ed è riuscita a mettere in campo, non soltanto per la città capoluogo, ma anche per la provincia, per l'entroterra, in una grande sinergia tra il porto e la città e i suoi cittadini. Mi deve raggiungere perché è stato un po' il simbolo in questi anni di tutti quanti noi, della sofferenza dei portuali. Un paio d'anni fa, dal palco qui, Emilio era in coma dopo un incidente nel porto. Il porto deve il successo a persone come lui. Ti parlavamo di te quella sera come questa sera, e tu non eri cosciente e pregavamo per te. Voglio dire, sei un po' il simbolo di questo, del nostro successo. Grazie a voi, a chi lavora in questo momento, noi vantiamo per il terzo anno consecutivo, Sindaco, un successo europeo. Anche quest'anno, da poche ore, lo dicevo ieri sera, me l'avevano comunicato, per il terzo anno consecutivo siamo il primo porto europeo per l'organizzazione. Movimentazione merci e turisti rispetto allo spazio che abbiamo. Ma questo grazie a persone come Emilio, mentre noi stiamo qui a sentire la musica, e con questo ringrazio tutti gli artisti perché veramente ci hanno regalato questa serata, ci hanno regalato in tutti i sensi, quindi li voglio ringraziare per davvero, Raffaello Ambrosini e tutti i suoi amici. Ma il successo è dovuto a persone come te, che in questo momento lavorano mentre noi stiamo qui seduti a seguire una bella serata in tutte le condizioni di tempo. E ancora un bel applauso per loro. Niente, io ho due parole, vorrei dire che alla mia famiglia ringrazio in particolare, scusatemi se me lo permetto, il presidente della Gruppo Annoni Autori, quale fratello e amico da anni, il dottore Agostino Gallozzi è lì presente, sono sindaco Vincenzo De Luca, buonasera, e il dottore Annunziata. Signori, vi ringrazio della solidarietà, auguri a tutti e buon anno. È un porto che ha un primato in Europa per la sua efficienza, per la movimentazione merci in relazione alla superficie esistente, è un altro dei primati di cui essere orgogliosi in una città nella quale anche le cose straordinarie sembrano diventare cose di ordinaria amministrazione. Ci siamo talmente abituati alle cose belle che non ci facciamo più caso. Questo è un miracolo, e dobbiamo sapere che è un miracolo di efficienza, di collaborazione, di organizzazione della vita interna della comunità portuale in un momento nel quale i porti italiani sono chiamati ad un programma di riorganizzazione generale. Voi sapete che corriamo dei rischi. Sapete che abbiamo necessità di organizzare una rete di porti perché a questa organizzazione è legata il rilancio del paese, ma sapete anche che abbiamo grandi, forti ritardi rispetto ai nostri concorrenti. Sapete che se non ci fosse stato lo sconvolgimento nei paesi nel Nord Africa per le primavere arabe, noi avremmo avuto dei colpi ancora più pesanti. Sapete che oggi i porti del Nord Africa movimentano più merci dei porti del Sud Italia. Allora dobbiamo muoverci, dobbiamo incrementare le nostre forme di riorganizzazione, dobbiamo soprattutto dotarci di aree retroportuali che ci rendono competitivi. Noi non saremo competitivi con Alessandria d'Egitto per il costo del lavoro, ma possiamo essere competitivi perché siamo i più vicini ai grandi mercati d'Europa, ai grandi mercati ricchi del continente, e se avremo una grande capacità di organizzazione interna. In questo momento si sta ragionando a livello governativo su una revisione della legge 84, con molta confusione. E ha fatto bene il Presidente Annunziata a dire che queste cose che ogni tanto circolano, unifichiamo le autorità portuali, semplifichiamo, accorpiamo,
prima di muoversi in quella direzione cominciamo a fare persone serie, lo dico a quelli che stanno nel governo, a cominciare dal ministro delle infrastrutture. Prima di parlare di accoppiamenti delle autorità portuali, cominciamo a dare i presidenti delle autorità portuali all'autorità portuale di Napoli, che sta aspettando da un anno e per ragioni di politica politicante rischia di perdere opportunità di investimenti e di sviluppo. Cominciamo ad eliminare i commissari che abbiamo nelle autorità portuali d'Italia, quasi la metà delle nostre autorità portuali è commissariata. Altro che accorpamenti, cominciamo a fare le persone serie e a preoccuparci più degli investitori, delle imprese, dei lavoratori e meno della politica politicante, se vogliamo cominciare ad imboccare la strada giusta. Dobbiamo dunque rifare la legge 84 cercando di non tornare a 20 anni fa. Si sta riorganizzando anche il Ministero in maniera profondamente sbagliata. Sapete che i porti sono fondamentalmente infrastrutture, non trasporto. Beh, si sta organizzando il Ministero in maniera tale da accorpare le competenze della portualità nel Dipartimento dei Trasporti, che non c'entra niente. Non c'entra niente. I porti sono innanzitutto i piani equatoriali del porto, il rapporto con il territorio, le aree retroportuali, non il trasporto. Questo riguarda i privati. E tuttavia stiamo andando avanti in una direzione assolutamente sbagliata. Dovremo combattere per evitare che ci siano disastri. Per quello che riguarda noi, stiamo vivendo a Salerno una stagione credo splendida e di questo va dato merito al Presidente Annunziata, a quelli che hanno avviato prima di lui il lavoro programmatico per il porto di Salerno. E il primo miracolo che abbiamo fatto a Salerno è che il porto non è un corpo estraneo rispetto alla città. Perfino la viabilità. In tutti i porti la viabilità d'ingresso in una città è qualcosa di separato, di brutto. Qui abbiamo un viale alberato, abbiamo un viale con le palme, abbiamo realizzato due corsie, corsie dedicate per il porto, alla dignità di tutta la città, quel porto, quell'area d'ingresso nel nostro porto. Abbiamo dunque puntato insieme a valorizzare l'economia del mare, questa è la carta del futuro della nostra città. E stanno maturando, matureranno nel 2014 opere importantissime per il porto di Salerno. Noi lavoreremo per garantire, sapete che dobbiamo fare la guerra anche a livello centrale perché la divisione nord-sud c'è e pesa in maniera drammatica. In questo momento stanno arrivando fiumi di risorse verso l'area nord e il sud rischia di essere massacrato. Uno dei motivi anche della battaglia che sto facendo nel governo è legato al conflitto fra nord e sud. Dove devono andare le risorse? Io credo che debbano andare.